Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia. Il webinar di questa sera, contrariamente a quello che spesso facciamo nei webinar dove descriviamo materialmente delle operazioni del passato attinte dai nostri sistemi, vogliamo questa sera sperimentare quella che potrebbe essere una nuova serie di tipologie di webinar andando a definire dei modelli di analisi predittiva. Il più grande specialista che io conosco nell'analisi predittiva è probabilmente Daniele Lavecchia, senza nulla togliere ai grandi professionisti che normalmente frequentano i nostri webinar. Daniele Lavecchia è strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa e ha progettato, modellato una propria strategia di analisi predittiva che effettua su numerosi strumenti finanziari con una periodicità molto stretta, molto significativa. Diciamo che normalmente la rende nota ad un ristretto gruppo di utenti ogni settimana e la mia intenzione è quella di fare in modo che questa analisi predittiva settimanale possa diventare in qualche modo un appuntamento anche per i lettori di Traders Magazine Italia. Vediamo, facciamo insieme questo esperimento questa sera e vediamo se Daniele Lavecchia riesce a convincerci che questa analisi predittiva può essere uno strumento significativo per poter migliorare decisamente e portare a nostro favore le probabilità di fare un trading di successo, ovvero di investire efficacemente il nostro denaro. Alla fine di questo parliamo di portare a favore le nostre probabilità, portare a favore le probabilità di successo sui mercati, perché altro non può essere che così. I mercati vanno per probabilità, non esistono sistemi che possano con certezza darci il 100% di risultato, dobbiamo portare dalla parte nostra almeno il 51%, se tanto di più del 51%, tanto di guadagnato. Portare dalla parte nostra la probabilità significa saper inserire nel proprio arsenale di cultura finanziaria e quindi nel proprio arsenale di trading le strategie che permettono di fare questo, permettono appunto di aumentare le probabilità. Daniele, ti vedo già collegato e pronto nella tua esposizione. Ti passo il controllo del video. Andremo a esaminare insieme, immagino, degli strumenti che hai attinto dal Forex e dai CFD, come Esatto, Maurizio. di questa sera. Poi non escludiamo che in futuro parleremo anche di altro, magari parleremo di mercato azionario e di tante altre cose. Nel frattempo vediamo un bel euro dollaro, credo aggiornato a Eccolo qua. poco fa, un euro dollaro weekly, attinto fra l'altro dalla piattaforma di ATFX. ATFX è il nostro ospite questa sera. Pamela Ciaparro è collegata con noi dal desk di Londra e ascolta con il nostro stesso interesse quello che ci vai ad esporre, ci vai a spiegare. A te la parola, Daniele. Grazie Maurizio. Buonasera a tutti. L'idea di questa sera è di darvi un'indicazione su come si possono tradare i mercati facendo un'analisi di setup, cioè un'analisi preventiva all'inizio della settimana, ovvero decidere quali sono diciamo, gli orientamenti generali di volta in volta per la settimana e poi in settimana, semplicemente con pochissimo tempo, andare a individuare le occasioni. Cominciamo con diciamo, le principali valute. Allora, qui vedete un grafico dell'euro-dollaro sotto profilo settimanale. Allora, la prima cosa che notiamo è che questa zona qua ha generato un movimento rialzista. Questa è tecnicamente un'accumulazione. Dopo questa zona di rialzo, lentamente il prezzo sta scendendo verso il basso, quindi per il momento non è molto convinta la discesa e i volumi sono bassi in discesa. Allora, di fatto il trend in questa fase
è ovviamente discendente, non si può dire altro. Si può dire che la discesa è un po' stanca, però il trend è discendente. In particolare noterete come queste zone stanno sostanzialmente viaggiando sotto l'area di resistenza a 1,1445 e si sta dirigendo, anche se probabilmente non ci arriverà, verso il bordo basso del 3D range. Questo è il contesto. Il contesto è che il trend al momento è discendente. Questo è importantissimo. Il trend è la prima cosa di cui tenere conto. Quindi, il trend discendente, diciamo, si vedeva un po' la stanca del trend e qua un po' la sperimentiamo visivamente. Allora, notiamo in quest'area una zona di supporto a 1,12 che è stata persa e sta ruotando intorno a questa zona. Quando dico ruotando, intendo dire che si fa un po' il zigzag. Vedete, viene un po' su, viene un po' giù, viene un po' su, viene un po' giù. Segno che questa è una zona di combattimento. Probabilmente qua ci sono degli acquisti che cercano di sostenerlo e sopra le vendite che cercano di buttarlo giù. In questo momento, ripeto, il trend è discendente, quindi se uno deve fare operazioni, a meno che non abbia delle indicazioni diverse, deve farle a ribasso. La difficoltà in una fase come questa è il fatto che qua siamo, e lo vedete bene, adesso lo ingrandisco in modo che lo vediate meglio. Ok, siamo su un supporto evidente. Qui puliamo la zona di resistenza, una resistenza che potrebbe essere messa intorno a questa fascia. Quindi vedete che il prezzo è in qualche modo compreso tra queste due fasce. In questo caso io vi consiglio di fare questo. Cioè, se il prezzo arriva intorno a questa zona e dà un bel segno di resistenza, cioè fa una bella candela giapponese di resistenza, come potrebbe essere una shooting star, una forma tipo questa, ok? Adesso vi cancello questo pezzo così. Ok, una forma come questa, cioè la forma di un corpo piccolo nella zona bassa della candela e invece un'ombra lunga sopra. Allora potete provare a, diciamo, scommettere che il prezzo rimanga ancora in quest'area e scenda verso il supporto. Diciamo, se vogliamo un pochettino fare un esempio pratico, poteva essere una situazione come quest'area qua che vedete. Vedete quest'area qui? Arriva in zona, questa è una shooting star, questa nera, questa che vi sto indicando, ve la ingrandisco ancora un po' così riuscite a vederla meglio. Questa è una shooting star, il prezzo arriva in questa zona e voi potete tradare il movimento ribassista. In particolare lo stop sarebbe dovuto essere, diciamo, entrando. Ok. Magari vi do. Ve lo ingrandisco un po'. Così. L'entrata, vedete, intorno a questa zona. Lo stop loss sopra i massimi e i target successivi, cioè il primo target intorno a questo prezzo, il secondo target sul supporto. Voi potete chiudere subito l'operazione all'arrivo del supporto, sapendo che probabilmente sul prezzo de del supporto si creerà comunque una zona d'acquisto e quindi il prezzo rimbalzerà. Stessa cosa potreste fare qua se il prezzo ritornerà in questa zona e vi darà di nuovo l'opportunità di entrare. Quindi, se in questa settimana, anche se mi sembra un po' difficile che in così pochi giorni possa salire, diciamo, arriverà intorno a questa zona, potete di nuovo settare un'operazione qualora vedeste una candela simile con questi parametri e uno stop qua sopra. Target qua sotto. Passiamo adesso a dollaro contro giapponese. Il trend, beh, direi che questo è un trend laterale perché è lievemente down, nel senso che ha un pochettino le ultime onde ribassiste. Vedete questo massimo
e questo massimo sono in discesa, ma nel complesso è una grossa lateralità. Certo, possiamo sfruttare questa situazione in questo modo. Individuiamo una resistenza piuttosto importante qui, quindi occhio a queste resistenze settimanali, tutte le volte che il prezzo ci ritorna possiamo fare delle belle operazioni e poi posizioniamo un supporto intorno a questa fascia. Il supporto non è una linea, ricordate, è un'area e poi andremo poi a pulirla nel giornaliero. Andiamo a posizionarci qui e andiamo a individuare dei supporti e delle resistenze su cui operare. Allora, questa è la prima area, vedete un supporto subito sotto il prezzo attuale e direi una resistenza, la vedete, intorno a quest'area, intorno a 110 e 50 e la posizioniamo. Magari queste linee, dato che le state vedendo dallo schermo, ve le faccio rosse, così risaltano un po' di più. Allora, in quest'area direi operare non è possibile e non potrei nemmeno consigliarvi di fare un acquisto. Ancora una volta, nel daily il trend è lievemente discendente, anche se non ha questa grossa forza, nel weekly è laterale, quindi vi consiglio in questa zona di non andare in acquisto. Se il prezzo dovesse rialzarsi intorno a quest'area, cioè i 110 e 50, e facesse la candela giapponese giusta, potreste piazzare un'operazione. Lo stop io lo posizionerei, chiedo scusa, non è questo. Lo stop lo posizionerei, diciamo, poco più sopra, cercando di essere accorto ad avere su quest'area, su questo supporto, avere il 2-1. O almeno l'1,5. Quindi un'operazione molto alta su una candela vi potrebbe portare il 2-1 veloce. Vedete l'entrata, lo stop loss, il rischio 1, il reward 1 e il reward 2. Poi ovviamente se bucasse sarebbe ancora più facile. A questo proposito, dovendo schematizzarlo, quindi un rialzo intorno a quest'area. Metto visibile, potrebbe portare il prezzo a scendere nuovamente qua. Questa è l'ipotesi che stiamo facendo. Queste sono semplicemente le probabilità. Il trend, la corrente principale, è lievemente discendente, quindi possiamo fare questa ipotesi che ritengo al momento ragionevole. Se da questa zona però il prezzo dovesse rompere questa resistenza, voi potete su qualsiasi tentativo di ritorno. Scusa, dovesse rompere questo supporto su qualsiasi tentativo di ritorno sulla resistenza, cioè il supporto divenuto resistenza, potreste posizionare un'operazione intorno a questa zona con lo stop un po' sopra quest'area. Forse in questo caso potreste anche provare ad aprirlo un po'. Naturalmente, anche in quest'area dovreste avere l'accortezza di cercare una candela giapponese o qualcosa che vi confermi la vostra ipotesi e quindi vi consenta di avere una buona probabilità di riuscita del trade. Quindi, prima ipotesi, una salita, quindi ipotesi 1, la prima ipotesi è che il prezzo arrivi qui e poi scenda. La seconda ipotesi che vi faccio invece è che il prezzo buchi la resistenza e vado a fare un pullback sul buchi supporto, vado a fare un pullback sulla resistenza. Vediamo un bel 2. Questa è la seconda ipotesi. Se voi vi preparate così, diciamo, la settimana da trader, avete già un piccolo schema di quello che potete pensare possa avvenire. Così quando aprite lo schermo avete le idee chiare su cosa cercare, e cioè se rompe il supporto, cercate una candela giapponese che vi porti poi al movimento successivo. In quel caso potrebbe essere un movimento più importante. Nel caso invece della prima ipotesi è un movimento di ritorno sulla resistenza e tradate questo piccolo spazio, questo interstizio del mercato che è chiuso tra un'area di vendita e un'area di acquisto. Sterlina contro dollaro. Prima cosa la sterlina contro dollaro per via del
della Brexit, vi sconsiglio di tenere aperte le posizioni nel weekend, di fare molta attenzione perché può creare comunque una grossa volatilità. Vediamo, la situazione è questa, è pinzata anche questa tra due aree, macro aree settimanali. Questo la rende particolarmente interessante perché se quest'area dovesse tenere, qui dovesse, proviamo a pulirla un po' di più, diciamo, se quest'area dovesse tenere, si apre un buon movimento a rialzo. Vediamo qua la situazione. Abbiamo un primo tocco avvenuto il 23, vedete che si è rialzato, si è riabbassato. E ha perso, oggi non ha ancora chiuso, ma ha perso un po' di volume ed è interessante quest'ombra che è andata prima a prendere la rottura del supporto e poi è ritornata su. Oggi vediamo come va a chiudere, poi potrebbe essere un'indicazione interessante. Allora, il trend settimanale è laterale, il trend giornaliero è ribassista, quindi questa è un'operazione ovviamente un po' rischiosa perché state scommettendo, tra virgolette, sulla tenuta della resistenza. Cosa potete fare del supporto? Chiedo scusa, stasera non ce la faccio a chiamarli giusti. Vedete, potete per esempio ipotizzare un movimento di questo tipo. In questo modo il trend diventerebbe rialzista perché avrete un massimo in questa zona e un massimo in questa zona che sono rialzisti e i minimi che si potrebbero posizionare in maniera rialzista. Quindi potreste fare un trade posizionandovi in questo modo con uno stop loss sotto l'area di supporto. Diciamo se qualcuno volesse fare questo trade. Il consiglio è aspettate una candela giapponese importante, non vi fidate di un semplice ritorno dell'ombra all'interno del trading range. Per candela giapponese importante, normalmente nel Forex c'è una grandissima incidenza di questo genere di candela giapponese. Questa è pressappoco un bullish engulfing, cioè vedete la candela bianca ingloba totalmente la candela nera. Vedrete che molte inversioni nel Forex avvengono in questo modo. Qua ne vedo un'altra, ve la segnalo. Ok, vedete? Quello è un bearish engulfing. Ve ne segnalo un'altra che sto vedendo adesso, che è messa qua. Vedete ancora una volta la candela nera ingloba quella bianca, cioè il trend ascendente, candela nera ingloba quella bianca. Movimento direzionale ribassista. Ancora una volta, candela nera ingloba quella bianca, movimento direzionale ribassista. In questo caso, attraverso il bullish engulfing, avete la candela bianca che ingloba totalmente quella nera e porta il trend a salire. Quelle sono candele molto importanti che possono essere alla base, che sono la base diciamo della maggior parte dei movimenti direzionali importanti nel Forex. Ci sono anche le candele conosciute come Pimbar, cioè l'Hammer e la Shooting Star, ma molti avvengono davvero in questo modo. Quindi qua il consiglio è, se volete fare questo trade, aspettate una candela importante per andare a rialzo, sapendo che il trend è comunque ribassista nel breve termine sulla sterlina, noi stiamo sfruttando la lateralità, cioè il fatto che la sterlina venga compressa tra questi due estremi, quindi possa essere interessante. Niente vieta anche di aspettare, e se per caso il trend dovesse portarsi ancora sotto quest'area di supporto, naturalmente noi non è che dobbiamo avere preconcetti, semplicemente aspettiamo che faccia questo genere di movimento, aspettiamo il ritorno e ribaltiamo la nostra operazione. Aspettiamo l'occasione giusta e se la sterlina comincia a bucare il supporto in maniera decisa e ritorna lentamente, magari con volumi che si comprimono sull'area di supporto appena virata qui a 1,26, potete pensare di fare una vendita in short con uno stop in quest'area e poi qui individuate magari dei supporti successivi. Qui c'è un supporto
importante, vedete? Individuate un supporto successivo che è in qualche modo il vostro target naturale. Qui ci sono dei piccoli supporti anche in quest'area, diciamo intorno già all'1,5-2 e al 3-1 direi che questo supporto potrebbe reggere. Quindi utilizzate questa modalità, cioè sospendete magari il trade quando la situazione è troppo rischiosa, non è necessario fare trade se la situazione non è, diciamo, le probabilità non sono a vostro favore. E aspettate che si mostri in qualche modo il mercato. Passerei al franco svizzero. Allora, qua c'è un'area importante dove sta in qualche modo ruotando. È un'area, non è una linea. Infatti, vedete che il prezzo più volte è stato respinto, adesso è tornato su, è andato giù. Quindi, in questo momento la situazione non è ancora chiara. Di sicuro la situazione qui è questa. Se dovesse perdere quest'area, si aprirebbe un trade importante, anche se dovesse ovviamente risultare a rialzo, perché potrebbe aprire un trade che ci porta fino a questa zona. Andiamo sul daily, così vediamo se ci sono opportunità per questa settimana. Allora, correggendo questa struttura in questo modo, diciamo che il trend è ribassista nel breve termine. Tirate anche una trend line in questo modo. Io non entrerei subito in questa zona, aspetterei che magari nella settimana, non so se lo farà, diciamo facciamo due ipotesi, che venga qui e rimbalzi, allora lì si apre tutta un'altra storia e andiamo a vedere, ma se di qua dovesse perdere il supporto e la trend line, allora si potrebbe aprire una fase interessante, cioè sul ritorno in questa fascia possiamo poi andare a vedere di entrare in short. Anche in questo caso, per entrare in short in questa zona, utilizziamo lo stesso modo, cioè aspettiamo una candela giapponese, vi ingrandisco il grafico così lo vediamo meglio. Scende sotto il supporto, arriva in questa zona. Ecco qua. Lo spostiamo qui. Uno stop un po' sopra la trend line che potrebbe fungere da attrattiva e quindi costringere il prezzo ad arrivare anche solo come ombra per poi cadere e poi andare noi a entrare in short in questa in quest'area. Bisogna vedere come reagisce in questo momento. Al momento gli swing sono ribassisti. Se la trend line viene rotta, qui si apre un trade interessante. Vedete che il primo ostacolo lo trova intorno a questa zona, diciamo un ostacolo serio, lo trova intorno a questa zona e avete un 2 a 1. Quindi in qualche modo il fatto di cercare in maniera ossessiva almeno il 2 a 1 come potenziale dell'operazione può portarvi a sceglierle meglio le operazioni. Certo, sarete costretti magari delle volte a chiuderle all'1 a 1, ma se cercate il 2, 3 a 1, prima o poi vedete che comincerete a inanellare anche 2 o 3 trade di questo tipo e questo vi consentirà di avere un buon reward risk e quindi anche di poter stare in piedi nei momenti complicati, per esempio un momento complicato come questo. Passiamo all'australiano contro dollaro, anche questa è situazione interessante, vedete dove è posizionato, è su un supporto. Vicino a un supporto weekly, diciamo che l'area è più o meno questa, ci sono due elementi, eccoli qua. In questo momento il trend è discendente, vediamo che sta scendendo abbastanza forte, non è una discesa piccola, e io posizionerei anche una resistenza in questa zona. Qui c'è una zona di supporto che potrebbe portarlo a reagire e a posizionarsi intorno a questa fascia che adesso vi faccio vedere sposto solo. Ok, 0,70 e 25, 27 e magari di qui reagire per poi scendere. Quindi se in questa settimana passiamo a questa schermata. La schermata daily ci chiarisce che
possiamo posizionare il nostro supporto violato, qui diventato resistenza, in questa zona. Qui abbiamo il promemoria di quelle che sono le zone weakly. Diciamo che se da questa zona dovesse partire, e in realtà se dovessimo stringere un po', noteremo che questa zona di resistenza da posizionare qua, se di qua dovesse partire un movimento ribassista, potrebbe essere interessante, soprattutto se andasse a violare anche lo 0,6835. Quindi non vedo ancora candele giapponesi particolari, sono un po' piccole, non sono ancora convincenti per un'inversione della situazione, e vedo che anche a occhio mi sembra il war risk non mi sembra particolarmente interessante, anche se doveste entrare in questa zona, e non vedo, ripeto, candele giapponesi interessanti che ci consentano di entrare. Ecco qua, abbiamo troppo poco, perché in realtà siamo meno del 2 a 1 e poi dobbiamo aspettare conferma. Quindi possiamo piuttosto ipotizzare due cose: se da questa zona il prezzo dovesse rialzarsi in maniera non troppo forte, ma lentamente, e venire a fare un segnale di ingresso qua, la situazione diventa più interessante. Sempre stop qua sopra, per poi cercare questo movimento, che vedete che è un potenzialmente, anche solo nel mantenimento, diciamo, in questo piccolo range, è già di un 4 a 1. Se il prezzo invece dovesse scappare da questa fascia senza che ci dia l'occasione di entrare, noi possiamo, su un ritorno qui, fare l'operazione. L'unica cosa che non farei al momento è scommettere sul buy, cioè scommettere sulla tenuta di quest'area. Non scommetterei in questo momento, a me non piace, mi piace più vedere che il mercato ci mostri qualcosa. Quindi l'indicazione è: se il prezzo arriva qua, esaminiamo la candela giapponese e posizioniamoci in ingresso così. Se il prezzo dovesse venire verso il basso, bucare, aspettiamo un ritorno e un test del supporto violato che diventa resistenza intorno a quest'area e fare questo genere di trade, che può essere molto interessante. Passerei a neozelandese contro dollaro. Anche qui i livelli sono molto evidenti. C'è una bella resistenza weekly qua, un po' sporca prima, vedete che ci ha ballonzolato un po', ma poi qua è diventata molto interessante. Qui c'è un livello di supporto interessante. Passiamo al daily e andiamo a vedere se riusciamo a trovare delle aree interessanti su cui operare. Il trend è ribassista. Vi consiglio sempre di operare in trend e di evitare scommesse sulle tenute dei supporti e resistenza quando la corrente principale è contraria. A questo punto possiamo posizionare un supporto daily qua, è un supporto che in realtà vedete che prima era intorno a questa zona, adesso ci sta un po' ruotando. Interessante soprattutto il fatto che qua di nuovo ha trovato una resistenza ed è stato subito respinto per andare a trovare di nuovo questa zona a 0,6513. L'idea è che se di qua vi dà un segnale di discesa, potete prenderlo con target qua 0,64 280, e regolatevi naturalmente per vedere se non si creano delle reazioni troppo repentine, quindi se rischiate che il prezzo vi esploda addosso. Allora, qui possiamo senz'altro individuare in questa zona l'area di resistenza. Direi anche in questo caso, se qui ha fatto una piccola shooting star, la vedete questa, e di qua il prezzo ha cominciato a camminare a ribasso. Direi che questo trade, se si voleva aprirlo lì, dove non ci sono occasioni, vi faccio vedere i trade come si sarebbero potuti aprire, in modo che vi facciate un'idea. Posizionando uno stop intorno a quest'area, cioè un po' sopra il massimo e sopra un'area di resistenza, automaticamente qui avete un 2 a 1 come target, e
Ed è una buona idea avere, secondo me, un target sul 2-1, perché in un momento come questo, in cui i mercati, a mio parere, sono in cambiamento, stanno mutando un pochettino i versi, si rischia di avere più perdite del normale, perché si rischia di fare un trade e poi magari il mercato gira dalla parte opposta. Quindi è bene avere, secondo me, nel proprio arco il tentativo del 2-1. Vedete che con questo trade sareste arrivati in questo momento all'1-1, adesso siete arrivati sul supporto, su questo supportino, e bisogna vedere se lo tiene o lo rompe. Dollaro contro dollaro canadese, qua abbiamo un trend in Scusa, salita sul giornale, sì? perdonami Daniele, Sì? volevo farti anzitutto riposare un attimo, ma prima che iniziassi con il canale. Perché Grazie. so che se ti lascio andare, potremo anche andare a domani mattina che tu non te ne accorgi, però la tua voce forse ha bisogno di una particolare forma di rispetto, a mio avviso, anche perché ci Grazie. serve per arrivare fino alla fine del webinar. Solo una domanda rapidissima sull'euro-dollaro che avevamo visto all'inizio. Quindi in Eccomi. questo momento tu valuti che siamo nell'area del buy, nell'area dell'acquisto. In questo momento, se uno volesse rischiare, tenendo conto che il trend è ribassista, per cui che in questo momento gli swing al momento è vero che si stanno un po' spegnendo, ma non c'è ancora un vero segno di inversione. Se uno volesse fare un acquisto, ovviamente gli andasse bene, sarebbe un'area pazzesca, un acquisto incredibile di rimbalzo. In questo momento siamo in quell'area, io non faccio operazioni in quest'area, perché nonostante può essere un'area molto interessante, io preferisco fare acquisti quando si rivela un trend in salita, cioè quando sono un po' della vecchia scuola, Larry Williams, cioè quando viene superato il massimo precedente. Quindi un massimo superiore al massimo precedente e un minimo superiore al minimo precedente mi chiamano un trend rialzista. Quindi in questo caso deciderei di posizionarmi in questo modo. Tra l'altro vedo, non so se mi sbaglio, vedo qua, sì, anche una trend line discendente, e quindi potrebbe essere interessante in questo modo. Quindi lo farei solo in questo caso il trade rialzista. Se volete provarlo perché secondo voi terrà, io non ho elementi per dire se tiene o non tiene. Certo che è un supporto importante, quindi non è una scommessa così alla cieca, dovete prenderlo bene, perché se vi consentite di prenderlo qua, vedete che avete l'1-1 troppo in testa, dovete cercare di prenderlo in basso. Un modo per prenderlo è aspettare una candela giapponese intorno a quest'area, magari, e poi aprire nell'intraday, cioè magari nel 4 ore, se potete, magari spuntare qualche punto in più per cercare di avere almeno il 2-1 qua sopra e poi successivamente per andare oltre. Daniele, veramente una lezione magistrale di trading, però ti faccio prendere un bicchiere d'acqua, se sei Grazie. d'accordo, in modo che poi proseguiamo con il dollaro canadese, come abbiamo promesso agli ascoltatori. E prima di passare anche per 5 minuti la parola a Pamela Ciaparro dal desk londinese di ATFX, volevo ricordare il nostro WhatsApp ed SMS. Il nostro numero di customer care per WhatsApp SMS al 320 87 56 444. Qual è la ragione del webinar di questa sera? La ragione del webinar di questa sera è illustrare la possibilità di creare un abbonamento di servizio parallelo a quello della rivista, magari integrato con quello della rivista, fatto di un video settimanale dove Daniele La Vecchia esprime queste analisi su diversi mercati, così come stiamo vedendo in questo webinar, dando quindi indicazioni di trading che vogliono essere degli spunti che poi ciascuno può interpretare a livello personale, ma dando preziose indicazioni di money management, come sta facendo Daniele, e indicazioni di quello che lui farebbe. Poi ognuno è libero di interpretare queste analisi nel modo che ritiene più opportuno. Arriviamo più tardi anche ad alcune altre domande, ma nel frattempo prenotatevi al 320 87 56
444, perché il nostro customer care vi contatta e vi dà tutte le informazioni inerenti a questo nuovo servizio. Questo webinar vuole essere un test di questo nuovo servizio che vogliamo dare ai nostri lettori, ai nostri sostenitori, ai frequentatori della nostra piattaforma. La nostra è una piattaforma di cultura finanziaria, diffondiamo cultura finanziaria, vogliamo diffondere gli aspetti della teoria della cultura finanziaria attraverso le strategie che pubblichiamo costantemente nei nostri articoli, nella nostra rivista. Ma vogliamo anche essere di supporto pratico, concreto, con i nostri servizi di segnale di trading, i nostri servizi di raccomandazione di investimento, e oggi nasce un nuovo servizio che è quello delle analisi settimanali. Se volete vedere ogni settimana quello che state vedendo in questo webinar in forma di sintesi per diversi strumenti finanziari, allora mandate un WhatsApp, un SMS ora al 320 8756 444. Il nostro customer care vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno per avere l'accesso a questo nuovo abbonamento, a questo nuovo servizio che vi permette di avere delle analisi settimanali su tutto l'andamento dei diversi mercati. Ora vedo che c'è collegata Pamela Ciapparro da Londra. Pamela, ti passo un attimo il controllo del video in modo che puoi dirci l'offerta di ATFX. ATFX è un broker londinese con licenza FCA, e a te la parola, Pamela, che sicuramente sai esprimere meglio di me l'offerta di ATFX. Grazie, grazie Maurizio, buonasera a tutti, buonasera Daniele. Molti di quegli ascoltatori forse mi conoscono già, ho parlato con tanti di voi. Per quelli che non ci conoscono ancora, mi presento, sono Pamela. Io mi occupo del mercato italiano per la ATFX, il broker di Londra. Noi siamo un broker che siamo regolato dalla FCA. Per quelli che non conoscono la FCA, uno dei regolatori più severi al mondo, più importanti al mondo. In termini di prodotti, noi ci specializziamo nel Forex, FX e anche CFD. Per controllare se abbiamo gli strumenti che interessa a ogni ascoltatore, potete venire qua alla nostra pagina, credo che potete vedere. Potete andare su trading, in qualsiasi di questi conti trovi le specificazioni di nostri prodotti. Abbiamo due tipi di conto: quel conto standard sarebbe il conto dove dice cliente retail, e conto edge è il nostro conto con gli spread più bassi. Si vai su questa pagina che vi sto spiegando, potete vedere tutti i tipi di prodotti che abbiamo nella nostra piattaforma. Scusa. Potete vedere Forex maggiore, minore, scusa, metalli preziosi, olio crudo, indici, criptovaluta e azione. Si vai su nella pagina, potete vedere tutti i prodotti, il nome del prodotto. E anche potete controllare quale spread, gli spread minimo, i lotti che abbiamo per ogni prodotto. Qua potete vedere tutte le informazioni riguardo ai prodotti che abbiamo. Per quelli che stanno iniziando adesso e vogliono aprire un conto demo gratuito per provare la piattaforma, per provare l'esecuzione, per vedere come vi trovate con la piattaforma, potete andare su Trading. Apri un conto demo, mi scuso che la mia voce non va molto bene adesso, mi scuso. Apri un conto demo. Se avete qualsiasi domanda di come aprire il conto demo o come scaricare la piattaforma, io sarò disponibile ad aiutarle. La forma più facile e veloce di contattarmi sarebbe tramite questo link qua, giù a destra, che dice lascia un messaggio.
Io gli risponderò. Non voglio prendere più tempo di voi. Una cosa solo importante per tutti quelli che ci stanno ascoltando, è che se state valutando aprire il conto con un broker, dopo di ampliare le vostre conoscenze sul trading, vi voglio dire che con noi, no, non avete nessun tipo di spesa per parte per lotto, neanche per deposito e prelievo di capitale del tuo conto di trading. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, io sarò contentissima di chiamarvi e aiutarti. Mi potete contattare tramite questo link. Grazie mille a tutti gli ascoltatori, grazie Maurizio e vi passo la parola. Grazie, buonasera Daniele. Grazie, grazie Buonasera. Pamela. Grazie Pamela. Nel ricordarvi il 320-8756-444, vi dico anche che la presenza di ATFX in questo webinar consente di poter avere delle offerte specialissime per tutti coloro che apriranno un conto con ATFX e acquisiranno il prodotto che viene presentato in questo webinar, che è appunto un prodotto che viene lanciato in occasione di questo webinar, ovvero l'analisi settimanale predittiva di Daniele La Vecchia. 320-8756-444 per prenotarvi. Anche una nota in più sul broker ATFX. Perché è nata la collaborazione di Traders Magazine con ATFX? È molto semplice. ATFX è broker regolamentato dalla FCA di Londra, quindi da una delle più severe regolamentazioni a livello mondiale, ha deciso di considerare il mercato italiano come un mercato di investimento. Con te che sono 27, poi Come saranno 50 un a lui e poi con Vitality è mercato tipo 29. dove anzi, Pamela, scusami, hai il microfono aperto. Mi scuso. Prego, prego Pamela. E dicevo, ATFX quindi è un broker che ha deciso di investire sul mercato italiano, ha deciso di considerare il mercato italiano come proprio mercato di riferimento. Bene, io dico che tutti coloro che credono nell'Italia, che credono nella cultura del trading italiana che non ha eguali nel mondo, non è seconda a nessuno nel mondo, beh, merita la massima considerazione da parte nostra. Traders Magazine ha fatto questa scelta perché apprezza lo sforzo di ATFX per essere presente sul mercato italiano. Daniele, ti ripasso di nuovo il controllo del video. Eccomi. Eccoci. Qua con il dollaro canadese, che è una bella bestia sempre, il dollaro canadese. È una Ecco, bella bestia. qua, correlazione con il petrolio la rende una bestia uguale al petrolio, ecco, quindi lo dico da trader, perché l'USD CAD è una di quelle cose dove si sono fatti dei bei profitti, ma si sono prese anche delle belle perdite. Quindi lo dico proprio da trader, ecco, in questo caso, non da editore. Prego, Daniela, a te la parola. Grazie Maurizio. Ancora una volta partiamo dal settimanale e non facciamoci opinioni su che cosa farà il mercato. Qui il trend è ancora in salita, anche in questo caso un po' stentato. Perché dico in salita? Perché vedete, questo è un massimo, questo è un massimo. Questo è un minimo e questo è un minimo. Fino a questo momento gli swing sono rialzisti, quindi il mercato è rialzista. Poi se verrà fallito l'arrivo intorno, diciamo, il superamento ovviamente di quest'area di resistenza e l'arrivo quassù, potremo parlare di altro. Ma al momento, vabbè, cambiamo il colore, ma al momento il trend è a rialzo, non c'è niente da fare. Questo sul settimanale. Vediamo che gli swing anche in questo caso sono rialzisti, un po' a fatica, non c'è questa grossa, quando dico a fatica intendo dire che non c'è una grossa distanza tra uno swing e l'altro. Tende a restringersi dopo un po', ovviamente perché il mercato ha bisogno di riposare, ovvero più il mercato sale e più è difficile attrarre compratori, perché tutti vedono il grafico, tutti valutano evidentemente che comprare a quei prezzi non è interessante, quindi aspettano un riabbasso
un abbassamento del mercato per andare poi a comprare nuovamente. E più sale, evidentemente, più attira i venditori che la pensano diversamente. Vedete come in questo caso qua. Sale, evidentemente i venditori hanno visto la resistenza precedente, hanno pensato che fosse interessante fare uno short in quell'area e hanno fatto uno short. Per quanto riguarda questa struttura, vedete che è appena stata superata un'area di congestione. Questa è l'area di congestione, diciamo, di questa sorta di resistenza un po' complessa che potenzialmente è diventato un supporto. Perché dico potenzialmente? Perché per essere un supporto de deve avere un test, cioè deve, come quando voi decidete di rompere, diciamo, un soffitto e passare al piano sopra, dovete testare che il pavimento regga, altrimenti cadete giù. Qui è la stessa cosa. Prima di fidarci di questo pavimento, dobbiamo aspettarci che regga. Come fare trading su questa zona? Allora, per quelli che vogliono essere più conservativi, possono aspettare, sposto un po' il grafico così si vede un po' meglio, possono aspettare che il prezzo arrivi, si alzi un po', arrivi in questa zona e si riabbassi, cioè proprio il classico swing, il rialzo e poi il ribasso. Per chi vuole essere più aggressivo, vi ho evidenziato qua mentre stavamo aspettando, vi ho evidenziato questa struttura che è una struttura tipica del Forex, una struttura che molto spesso è di continuazione. Voi potete decidere di aspettare una candela giapponese qua, quindi per quell'opzione dei trader un po' più aggressivi, una candela giapponese qua, in questo caso io direi un hammer, quindi un hammer, una candela a forma di questo tipo, messa su quest'area che vi dice che il supporto tiene. L'altra possibilità, quindi la prima possibilità è attendere che il prezzo arrivi intorno a quest'area e faccia la candela giapponese giusta. Posizionate lo stop qua sotto e andate a cercare di prendere questo movimento, questo primo movimento che vedete che è del 3 a 1. L'altra possibilità e di sfruttare questa congestione che sembra si stia creando, cioè il fatto che questa candela più grande, vedete, ingloba totalmente quella più piccola, in gergo si chiama inside bar, naturalmente non nasce come pattern delle candele giapponesi, appunto si chiama inside bar e non inside candle, nasce come pattern delle barre e poi si è mutuato nel Forex, vedete. Possibilità di posizionarvi così, questo è un'entrata un po' rischiosa e vedete a basso potenziale perché arrivate all'1,5 scarso. Quindi, se volete farla, probabilmente avrete bisogno di scalare time frame. Diversamente, potrete, secondo me, aspettare più prudentemente l'arrivo su questa zona, su questo supporto potenziale con uno stop a vostra scelta, ma io direi almeno sotto quest'area qui, vedete questo, me lo ingrandisco, vedete questo piccolo pavimento che si è creato, quest'area, è segno che lì evidentemente ci sono stati degli acquisti. Mettete lo stop sotto questa zona e provate a far partire il trade con un buon reward risk, magari posizionandovi così, vedete che avete un 2 a 1 almeno. Se lo stringete ancora un po', non stringetelo troppo perché il momento è particolare sui mercati, per cui rischia di prendervi lo stop e fare poi quello che pensiate, che è la cosa peggiore. Passiamo ora a loro spot. Vedete questa bella struttura discendente, anzi, prima volevo farvi vedere sull'oro, no, scusate, l'argento, chiedo scusa. Sull'argento volevo farvi vedere questa struttura. Vedete che il mercato sta scendendo lungo questa direttrice. Ecco qua. Il trend, diciamo che è perlomeno laterale, se non ancora rialzista, perché vedete qui ha fatto un minimo, qui ha fatto un massimo. Questo minimo non è ancora passato sotto, certo si sta avvicinando pericolosamente
a un lateralità, però per il momento questa è la struttura nel weekly. Occhio a quest'area di resistenza perché è tosta, vedete che è un po' sporca, ma probabilmente nel daily sarà un po' più chiara, e quest'area di supporto particolarmente interessante. Passiamo al daily. Daily, la situazione è questa invece. Vedete, che mentre nel weekly abbiamo una struttura, rialzista posizionata così, anche se si sta un po' sconfessando, essendo il minimo sempre più basso, sempre più vicino al minimo precedente, nel daily abbiamo una struttura ribassista di cui possiamo approfittare e si poteva approfittare in vari momenti. Cioè, se noi in questa zona vedete una chiara resistenza perché rompe il supporto, si riappoggia, proprio quella dinamica di cui vi parlavo prima, cioè rompe il supporto, ritorna in resistenza, segnale con una candela giapponese, entrata. L'entrata, ancora una volta, sempre fatta così, una situazione di questo tipo. Quindi in questo momento siamo sull'1-1 e se poi scende, si è arrivati sull'1-1 e se poi scende ancora, si continua in questa direzione. Se dovesse perdere quest'area, il prossimo target naturale è intorno ai 14, 13,90. Quindi il trend nel daily, diciamo nel breve medio termine, è ribassista, mentre nel settimanale è rialzista. C'è anche una trend line interessante di discesa che può portare comunque ancora delle buone probabilità di trading. Che cosa fare in questa situazione? Questo è proprio per oggi, cioè per oggi, per questi giorni. Arriva in quest'area, vi crea una situazione interessante, cioè vi fa una candela giapponese interessante, vi segna un'inversione, perché queste sono tutte ipotesi. Poi la candela giapponese in realtà è un segnale che vi dà il semaforo se entrare in un trade. Tutte queste sono il trend, parla del passato, perché il trend ci dice che da prima fino adesso il trend è ribassista nel daily, mentre è rialzista, è lievemente rialzista nel weekly. Mentre la candela giapponese è il centro, o le barre o le candele giapponesi sono il centro per accendere o spegnere il vostro trade. Quindi un arrivo in questa zona con una candela interessante, attenzione che l'argento è una brutta bestia, è molto volatile, quindi vi consiglio di posizionare uno stop adeguato, magari sopra quest'area. Vedete come questo supporto poi sia divenuto un supporto qua, adesso sia stata una resistenza. Posizionatelo poco sopra e avete un 2-1 su il supporto, poi se dovesse cadere avrete poi delle situazioni successive. È giusto fare anche l'ipotesi contraria, e cioè se il mercato da questa situazione dovesse uscirne e quindi fare un colpo verso l'alto e un ritorno qua, ancora una volta aspettate il pullback, in questo caso si genererebbe la situazione migliore, cioè minimo crescente, massimo crescente, ribaltiamo l'operazione. Non bisogna farsi troppe opinioni, secondo me, bisogna lasciar parlare il mercato. In questo caso avete un'operazione fatta così. Quindi che diciamo ha la prima resistenza importante che è intorno a quest'area. Vediamo se riesco. Ok, intorno a quest'area che è intorno ai 15, potrà cominciare a dare dei segni di inversione. Potete provare a chiudere, altrimenti potete cercare di portarla fino a questa trend line superiore. Vedete che ve l'ho segnata così. Il trade risulta iscritto in questa situazione. Direi interessante, soprattutto questa seconda situazione, e ve la fotografo, cioè abbiamo un trend ancora rialzista sul settimanale, e se qua il trend risulta rialzista anche sul daily, è normalmente la situazione migliore, cioè avete la corrente weekly tendenzialmente rialzista, la corrente daily rialzista, si dovrebbe creare una velocità tale per l'ingresso evidentemente di mani forti importanti che potrebbero spostare il prezzo in maniera importante, si dovrebbe creare una corrente piuttosto veloce a rialzo. Passiamo all'oro. L'oro ve lo faccio vedere così. Quindi siamo appoggiati su un supporto mensile. Niente meno che mensile, cioè ci stiamo arrivando. Il trend è, diciamo, non è più discendente perché vedete che i due
minimi coincidono anche se i massimi sono discendenti. Andiamo sul weekly. Su weekly abbiamo ancora una volta, diciamo, un trend in laterale lievemente rialzista ancora, sempre perché il criterio è questo: massimo superiore al massimo precedente, minimi sono quasi appaiati. Direi che questa potrebbe essere una buona situazione. Ricordate, questo supporto è mensile, quindi diciamo gli istituzionali e i grossi trader, le grosse istituzioni che lavorano sui grafici mensili, che lavorano con capitali nel lungo termine, potrebbero intervenire e creare dei movimenti interessanti. Passiamo al daily, esaminiamo la situazione. Anche in questo caso vediamo una situazione ribassista nel daily dell'oro, lungo questa direttrice vedete che trend line chiarissima. In questo caso dovete operare con molta prudenza, soprattutto l'arrivo in questa zona, perché se l'arrivo in quella zona è segnalato poi con de delle candele giapponesi rialzista, noi possiamo andare a intercettare quello che è un supporto mensile, un supporto settimanale. In questo caso sempre il modo di operare precedente, cioè qualsiasi rialzo, dato che il trend, diciamo, nel breve è ribassista. Qualsiasi rialzo intorno ai 14,60 potete approfittarne per fare uno short, sempre con uno stop qua sopra. Quindi vi rimostro l'operazione. Attenzione sempre a cercare di avere un 2 a 1 o di più sul primo supporto. Quindi più o meno così. Questo è uno stop che sull'oro potrebbe bastare, mentre sull'argento era necessario qualcosa in più. Chiaramente se dovesse bucare questo supporto, stesso principio di prima, cioè operiamo sul ritorno indietro. Ma il contrario, cioè se dovesse rompere questa trend line ribassista, rompere questa resistenza che è in testa. Questo è questione di giorni, quindi in realtà ne parliamo oggi e per le prossime volte potrebbe essere già un trade che matura in realtà. Questa è l'area centrale, l'area focale su cui provare a vedere di fare un acquisto. Siamo molto vicini a un supporto importantissimo, quindi presuppongo che se il mercato è rialzista e vuole andare verso il rialzo, in questo caso si mostreranno degli acquisti di una certa importanza. Anche qui l'operazione, basta ribaltare l'operazione e abbiamo un'operazione potenziale in rialzo sull'oro fatta in questa zona con un reward risk anche in questo caso interessante. Sposto grafico così lo vedete meglio. Almeno un 2 a 1 sulla prima resistenza. Se poi dovreste proseguire, ancora qualcosa in più. Vi ho poi messo per concludere, diciamo, questi strumenti principali. Così poi in realtà nel servizio ci concentriamo sugli strumenti principali in maniera breve, se non ci sono delle occasioni, e ci concentriamo piuttosto sui cross e su tutto quello che crea delle occasioni di trading. Questo è il crude oil, grandissima occasione in questa fascia dove il prezzo è stato respinto in maniera decisa. Vedete l'importanza di vederle queste zone perché diventano le zone di trading interessanti. Devo dire, l'abbiamo anche segnalata in diretta, se non sbaglio, un paio di settimane fa, come operazione possibile. Ecco qua la situazione. Vedete, questa è la resistenza che ha incontrato e ha fatto dei segnali che voi vedete benissimo, cioè una serie di candele giapponesi di congestione intorno a quest'area. Vedete quest'area qua. Vedete quest'area qua, questa è una shooting star che ha portato il prezzo a scendere, poi a ritornare sui suoi passi sulla resistenza e poi esprimere il movimento ribassista. Qua, se volessimo vedere la situazione attuale, se volete fare dei trade, qua è arrivato su un supporto. Attenzione se buca questo supporto e si riporta poi di nuovo a testarlo dal basso, quindi diventa resistenza, si può aprire ancora una volta una fase ribassista. Target di questa fase, se andate a prenderlo di qua, cioè se va a rompere questa zona e fa un bel pullback, così potete prendere un movimento di questo tipo. Ora, non sappiamo se questo avviene, quindi io faccio un bel punto interrogativo perché questa è un'ipotesi che si fa.
ma l'idea è più o meno questa. Come prenderlo? Short con uno stop di questo tipo. Attenzione sulle commodities, sulle materie prime, gli stop vanno posizionati un po' ampi perché sono un po' complicate, soprattutto anche questo che è molto volatile. Anche qui c'è un bel risk reward. Adesso io non ho messo in questo caso un reward oltre il 4 a 1, ma qua c'è il rischio di prendere un bel trade ribassista. Daniele, Ecco, scusami, anch'io ho avuto una perplessità prima. sì. Se puoi tornare sul grafico, quello dell'oro, non riuscivamo a capire bene i prezzi. Ok, Ma allora, i prezzi, probabilmente è questo è la struttura l'argento, del... non è l'oro. questo è, sì, devo averlo... Allora, aspettate, Sì, no, ma cioè, va benissimo, mi ha cioè quello preso che ti ho grafico. detto prima era l'argento, solo che per errore tu hai detto è l'oro, quindi anch'io non mi trovavo Sì, con i prezzi, altri ok. ascoltatori non si trovavano. Quindi se Effettivamente, questo che stai corretto, facendo corretto. vedere adesso invece E è l'oro. l'oro, L'oro. Io lo perfetto, chiamavo, che sta mi si è intorno ai spostato un 5.000, grafico. Perfetto. dammi 2,90. Perfetto, grazie Maurizio. Mi si è spostato un grafico e lo chiamavo oro ed era argento. Allora, infatti vedete, ho due argento. Allora, grafico mensile dell'oro. Interessantissima questa situazione a mio parere. Vedete questa struttura? Questa è un'analisi tecnica classica, è potenzialmente un rounded bottom, cioè un fondo arrotondato. Qua la situazione sul mensile può aprire degli scenari, a mio parere, interessantissimi. Io la sto aspettando da un po'. Se il prezzo dovesse varcare soglia 1350 sull'oro e dovesse poi testare il supporto, adesso lo stiamo vedendo sul mensile, ma poi sarà molto chiaro anche sul settimanale, se stringiamo il grafico, ok. Magari chiudo questo così abbiamo più l'idea. Esatto, vedete bene la forma. Se dovesse salire sopra questa zona e testarla, qui si apre una grandissima opportunità, a mio parere. Ma questo, ovviamente, questa è un'ipotesi e non può essere fatta prima che avvenga. L'idea è che qua l'analisi tecnica classica ci dice che il target di questa struttura è l'altezza. Quindi, se dovesse rompere quell'area di resistenza che ha provato a rompere un po' di volte ed è stato respinto, qui si apre un target importantissimo sull'oro che è 1650. Soprattutto si apre un trade favoloso, a mio parere. In questo momento l'oro ha questa direttrice principale, vedete questa è su questa trendline interessante, che potrebbe portarlo alla rottura. Ovviamente in questo momento non si può dire che cosa possa avvenire in questa fascia. Vi invito a non farvi troppi preconcetti ed aspettare la situazione. Se questa situazione avviene, ovviamente dobbiamo essere pronti a coglierla. Cancelliamo un po' di oggetti, così ci vediamo di nuovo. Ok. La struttura nel... Ok, questa è l'area di cui vi parlavo prima, a cui bisogna fare attenzione. Area 1350. Torniamo sul daily un secondo e vediamo una struttura discendente sull'oro al momento, ma l'oro sta dimostrando più forza dell'argento, nel senso che l'oro dimostra già di avere appaiato i minimi, vedete, i massimi sono decrescenti, ma i minimi cominciano a essere appaiati. Vedete invece la differenza con l'argento, dove i minimi sono decrescenti, i massimi decrescenti. Quindi, diciamo, se doveste fare uno short per il principio della forza relativa, dovete andare sull'argento. Se doveste fare un acquisto, sarebbe meglio farlo sull'oro, che appare più forte adesso. Una trendline discendente in questa zona, dei supporti. Un supporto interessante, una resistenza secondo me chiave è intorno ai 1300, perché vedete il prezzo ci ruota più volte, e se in questa zona, diciamo, si porta sopra questa zona e poi fa un pullback, qua si apre
il tentativo di andare a prendere i 50-60 punti che ci distanziano dalla resistenza che potrebbe aprire, come abbiamo visto, il rounded bottom, cioè questa, no? E questo è il potenziale rounded bottom, potenziale perché ovviamente non è ancora avvenuto. Torniamo sul daily, ma anche molto interessante se dovesse perdere questo supporto, perché se lo perde un po' di punti li ha. Direi che il primo supporto un po' interessante è 1235. Quindi le due ipotesi, se dovesse resistere questa trend line ed essere il prodromo di un movimento ribassista, aspettiamo la rottura del supporto e poi il ritorno in questa zona. Tra l'altro potrebbe andare ad incontrarsi con la trend line discendente. Questo lavorare in confluenza è una cosa che io cerco di fare molto spesso. Tra l'altro mi pare di poter scorgere con facilità qua un canale, eccolo qua. Tagliamo fuori questo perché probabilmente sul settimanale tutta questa situazione qua sarà un'ombra, quindi ecco perché faccio questo lavoro qui. Quindi rottura del supporto a 1272, 1270, ritorno sulla resistenza e operazione posizionabile in questo modo. Andate a salire un po' sopra, non è necessario magari così tanto, un po' sopra la trend line e cercate di prenderlo con una candela giapponese il più alto possibile, tenendo conto che probabilmente in questa zona il prezzo comincerà a reagire. Vedete che c'è un supporto, lo vedete bene come qua ci ha girato attorno, ha rotto ed è salito, e poi c'è anche il bordo basso del canale che tecnicamente è una linea degli acquisti, quindi è lungo questa linea che gli acquirenti ritengono interessante acquistare, e lungo questa linea invece i venditori, la linea discendente del canale, tendono a vendere. Questo era il principio in questo modo. Grazie della correzione, ho fatto No, una si può. svista Senti, e mi si è proprio spostato il grafico. Ok, vi faccio scusami, vedere. Sì. una domanda bruciante, ma da marzo 2019 i volumi sono più bassi del solito. Tutto questo ha un'importanza secondo te? Allora, dipende, dobbiamo i Si vedono volumi. anche nel tuo, cioè con molta evidenza anche nel tuo grafico, ecco, una diminuzione dei volumi. Con un piccolo Sì. picco che si è verificato qualche cos'è stato quando Esatto. Sì, qualche giorno fa. Allora, qualche giorno fa. questa situazione diventa interessante, diciamo che questa linea dei volumi che scende è interessante perché ci dice che probabilmente molte vendite non ci sono. Normalmente quando il prezzo procede in una direzione deve procedere con dei buoni volumi e deve invece procedere con bassi volumi quando fa il ritracciamento. Cioè noi dovremmo vedere la discesa fatta con buoni volumi e il ritracciamento fatto con bassissimi volumi. In questo momento non lo vediamo, probabilmente questo ha più senso visto sul weekly. Vediamo che dal momento in cui comincia a scendere perde volumi. Secondo me, un piccolo sospetto che qua vogliano portarlo su, io me lo sono fatto. L'idea mia è stata questa. Però bisogna vedere. Devo dire che ogni volta che si è avvicinato all'area ha perso volumi, tranne questa candela qua. Ma questa candela qua, che poi il volume che tu citavi, no, del 28, è una candela interessante, cioè proprio quella candela che ci dice che il mercato fa l'opposto di quello che pensiamo, cioè un volume esagerato in discesa chiama al rialzo, perché probabilmente in questa zona ci sono stati tantissimi acquisti. Considerate che le mani forti tendono a acquistare quando il prezzo cade, non quando sale. Per cui lungo queste barre dove il mercato viene giù piuttosto deciso, tendono a operare in acquisto. Probabilmente questa situazione si vedrebbe bene sul probabilmente i time frame inferiori. Magari cancello, vediamo se si può vedere un po' meglio. La fotografo così. E poi andiamo magari nei time frame inferiori e vediamo. Esatto. Vedete come una barra che sembra che apra una discesa senza fine, in realtà ha dettato uno stop importante. Soprattutto la volta successiva che ci ritorna,
Passa lievemente sotto e non ci sono volumi. Segno che i venditori qua proprio non ci sono. E in questo caso io sospetto che questo sia stato un blocco piuttosto importante delle manifolti per portare poi il prezzo a rialzarsi. Non so che ottica possa avere questo rialzo fatto così, però è un volume importante, c'è cioè una situazione importante questa. Diciamo che non Soprattutto. volevano che andasse sotto quel livello, questo è certo. No. È chiaro, è chiaro, è chiaro. E poi fanno sempre così, tutte le grandi inversioni voi le trovate con dei volumi importanti con la barra ribassista, cioè una bella candela nera, volume importante, il prezzo che va come un elastico dalla parte opposta. Questo è un classico e qui mi sembra che stiano provando a fare questa situazione. Qui si può aprire veramente un bello scenario di trading qua, perché se questo prezzo decisamente regge questa zona, si può portare a sfidare quella resistenza che stiamo aspettando tutti da un po', perché la prima volta non l'ha passata, ci ha lavorato un po', ci è ritornato e se passa lì sarà veramente una situazione interessante da approfittare. Vi faccio Daniele, solo vedere come è d'accordo, perdonami un Maurizio, attimo, faccio. poi ti ridò Sì. subito il controllo del video, ma vorrei fare in modo che, come al solito, negli ultimi minuti, 10 di voi che mandano un WhatsApp o un SMS al 320-8756-444 da questo istante in poi, con scritto super offerta, possano cogliere l'offerta specialissima riservata soltanto a 10 di voi che siete all'ascolto, oppure a 5 di voi che siete all'ascolto, ma ascoltate questo webinar in forma registrata. Quindi per 10 che ascoltano in diretta questo webinar e per 5 che lo ascoltano in registrato, se scrivete super offerta a 320 8756 444, prendete l'offerta migliore possibile per prendere l'analisi predittiva settimanale come abbonamento, in forma di abbonamento, sviluppata da Daniele La Vecchia, l'oggetto di questo webinar. Avete pochi minuti perché ora ripasso la parola a Daniele e che ci fa vedere sostanzialmente quello che sarà l'oggetto del servizio. Dico bene, Daniele, cioè come verrà fatto Esatto. materialmente il servizio. Sì, avrà formato di video, un video di durata variabile da 10 minuti, un quarto d'ora, molto, molto veloce a seconda delle occasioni che ci sono, settimanalmente. Non sarà un servizio di analisi pura, nel senso che, l'intento nostro è darvi delle indicazioni. Se si verificano delle condizioni, voi potete con la vostra. Con la vostra esperienza di trader, provare a approfittare delle situazioni. Vi segnalerò sempre stop e situazioni interessanti, aree di prezzo su cui operare. Avrà questo formato, avrà il formato video con un indice sulla sinistra nel quale potete, vedete, scorrere semplicemente e andare alle indicazioni di trading che vi interessano. Così c'è un indice, chi di voi è interessato può scorrere velocemente e andare direttamente dove ritiene che possa essere interessante andare. Questo era il servizio mostrato. Benissimo, grazie Daniele. Credo che ci hai dato una grande lezione di trading e su questo secondo me non ci sono dubbi. Credo che tutti gli ascoltatori, anzi, ditemelo in chat se volete, ma credo che abbiamo ascoltato qualche cosa che ci ha veramente imparato come opera un professionista. Se siete d'accordo con me, ditemelo nella chat dove inoltrate le vostre domande. Ecco, stanno arrivando i complimenti, Daniele, perché Grazie. assolutamente quello che ci hai espresso è un contenuto di grandissima qualità. Un ascoltatore che credo non sia più in linea, me ne dispiace, perché probabilmente abbiamo un po' debordato come orario, capisco che stare a sentire oltre certi orari diventa anche difficile per qualcuno. Nelle tue analisi fai anche analisi intermarket? Non credo, vero che c'è un'analisi intermarket settimanale per vedere se complessivamente siamo in un ambiente di lavoro risk on o risk off? Questa è una domanda tipica dei consulenti finanziari, no, di chi opera, diciamo,
per la consulenza professionale, no? Siamo in Sì. riscon o riscoff? Allora, io non faccio questo genere di analisi, faccio un'analisi intermarket per quanto riguarda l'azionario, perché mi interessa andare di volta in volta a segnalare quei settori che sono più forti. Questo sì, questo lo faccio. Cioè, io ho una, ovviamente qua sulla piattaforma, su questa piattaforma non ci sono, ho tutta una serie di indici che mi segnalano. Quando un mercato, un settore particolare va in debolezza e cerco di andare, se devo ovviamente dare dei segnali in acquisto, andare a cercare quei settori che resistono nel momento in cui il mercato cade. Io ritengo che in questo momento siamo in una situazione delicata, abbastanza delicata. Noi abbiamo, non so se si vede qua, ho paura di fare disastri. Noi abbiamo il Nasdaq in questa posizione. Questo è solo, ne prendo uno a caso. Vedete che il Nasdaq, oramai imparerete a vederlo, insomma, ha rotto un supporto importante, sta ruotando sotto. La rotazione che sia di rientro, non ne ho idea. Certo è che da questa situazione, se non riesce a rientrare, si apre un trend ribassista. Devo dire, il Nasdaq ha mostrato, a mio parere, un po' più di debolezza, anche se vedete che lo Standard & Poor's stesso ha perso il supporto. Ha perso il supporto, sta ruotando sotto. In questa situazione hanno solo due strade. La strada è ovviamente il rialzo, ma con una tecnica che si chiama shaking out, cioè cercare di scuotere l'albero, e lo possono fare solo attraverso una notizia, cioè magari fare una spinta violenta ancora verso il basso per poi rientrare violentemente all'interno dell'area che ci interessa. Questa è la prima ipotesi, se vogliono tenerlo. Se non vogliono tenerlo, a questo punto si aprono degli swing ribassisti con tutta una serie di piccoli livelli o più o meno grandi in cui operare. Quindi io ritengo che l'azionario si stia indebolendo in questo momento. Ti ho risposto indirettamente. Ok, perfetto. Bene, d'accordo. Grazie di tutti i commenti che ci state mandando, grazie dei complimenti. E mi dispiace se qualcuno dice che ogni tanto andava via la voce, ma a noi non risultano inconvenienti sull'audio. Purtroppo nelle connessioni internet di questo tipo sono cose che possono accadere. Bene, siamo riusciti ad arrivare alle 7 e 18 minuti, alle 7:20 quasi. Credo che sia ora di concludere questo webinar. Non riesco in questo momento, è parecchio impegnata a vedere la Raffaella per darmi informazioni sul 320 8756 444. Vedo che persone sono impegnate nella regia, evidentemente ci sono parecchie domande da evadere, email da mandare, e vi dico solo 320 8756 444 per prenotare la super offerta per il servizio settimanale di analisi predittiva di Daniele Lavecchia. Grazie a tutti quanti del vostro ascolto, alla vostra collaborazione. Grazie a Pamela Ciaparro che ci ha raggiunto da Londra. Grazie a tutti coloro che ci fanno i complimenti, anche a quelli che non ce li fanno. E l'arrivederci è per il prossimo webinar che sarà lunedì 3 giugno. Vi dico subito che la prossima settimana ci sarà, i primi due webinar saranno lunedì 3 e martedì 4. Non li trovate ancora sul sito, ma occhio al sito perché troverete presto il banner per l'iscrizione. Grazie per la vostra partecipazione. Complimenti a Daniele che arrivano da tutti i nostri ascoltatori e che io inoltro volentieri. Grazie Daniele della tua preziosissima collaborazione e arrivederci a Grazie presto. a voi. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti.